Il mare è il più grande ufficio di oggetti smarriti, un'enorme discarica a cielo aperto, purtroppo, che però prima o poi ci restituisce tutto quello che gli affidiamo. Trasformare questi rifiuti in risorsa si può e c'è anche chi ne ha fatto la sua arte. Amici Verdi di Rabbia, oggi ci troviamo nella sede dell'Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi. Siamo in compagnia di Sergio e Alma. Sergio, artista, artigiano, qui ha allestito una mostra, i musicanti che vengono dal mare, tutta realizzata con materiale di scarto, i nostri cosiddetti rifiuti, trasformati in risorsa e in vera e propria opera d'arte. Questa è la tua filosofia. Beh sì, io sono parecchi anni già che faccio questa cosa qua. Aver scoperto che dal mare arrivano risorse impensabili non è una novità per me. L'averla realizzata, in un messaggio, in un atto creativo che comunque lascia spazio a tante cose, lascia speranza a un mondo che può pensare di utilizzare questo materiale trovato come risorsa, da materiale didattico davvero a materiale che può essere utilizzato dalle scenografie a vere e proprie opere d'arte, ma davvero anche come colore, come ho fatto io in questo lavoro. Per cui sì, è una grande risorsa. Il mare ogni anno verso febbraio e marzo dà tutta questa roba che la gente butta, per esempio il nylon delle corde, che è pericoloso, io lo recupero perché ci faccio colore, per cui diciamo è una bella lezione questa cosa qua, no? Questo serve anche a tenere le nostre spiagge più pulite, meno inquinate. Certo, sicuramente serve a tenere, e sarebbe bello se chiunque poi alla fine raccogliesse per farci materiale didattico, anche come dire, hobbistico in casa, per farci delle cose, per giocarci, perché è materiale buono. Recuperiamo la vecchia cultura del riutilizzo. Alma, attivista dell'ABAP, la scelta di fare questa mostra in un condominio non è una scelta casuale? Assolutamente no. Apriamo questo condominio, questo bellissimo spazio all'aperto, a tutti coloro che vogliono contribuire a diffondere la cultura del riuso, del riciclo, in questo caso in forma artistica, in forma poetica, perché quello che Sergio ha realizzato qui da noi è un vero e proprio percorso poetico, un racconto di quella che è la sua esperienza quotidiana sul mare, la raccolta del rifiuto, l'idea già in quello che noi consideriamo un rifiuto, l'idea di quella che potrebbe essere un'opera d'arte, anche il recupero della manualità, che è una cosa importantissima che i ragazzi di oggi probabilmente hanno perso, sanno digitare velocissimamente sui telefonini cellulari, ma probabilmente quando si trovano di fronte a un chiodo o a un cacciavite hanno delle difficoltà. L'ABAP è sempre stata impegnata nella diffusione della cultura ambientalista, sono 17 anni che questa realtà opera sul territorio pugliese e in questo caso abbiamo dato spazio a Sergio che condivide tutte le nostre idee, proprio perché vogliamo realizzare ancora di più un contatto con la popolazione e sensibilizzare tutti coloro che in questo momento si sentono un po' in difficoltà a evitare di buttare in maniera indiscriminata, ma a riutilizzare le cose, perché è importante, ed è importante non solo per non inquinare l'ambiente, ma anche per fare del rifiuto una nuova risorsa, come dicevi prima.